Sembra un mucchio di stracci colorati, quel corpo abbandonato ai bordi della strada provinciale alla periferia di Verona. Il 12 novembre 1994 lo ritrova un ciclista di passaggio. È il cadavere semidecomposto di una donna dall'apparente età di 50 anni. Camicetta fucsia, golfino bordeaux, calze lacerate in più punti. A qualche metro una borsa di pelle nera, dentro sigarette, fazzoletti di carta, una confezione di preservativi. Niente soldi e nessun documento. Nella parte anteriore del collo della vittima, un segno scuro. L'autopsia accerterà che la morte è avvenuta per strangolamento e che nell'organismo è presente anche una notevole quantità di uno psicofarmaco. Per due giorni quella donna rimane una sconosciuta, nessuno ne ha denunziato la scomparsa. Sono i figli a identificarla. Si tratta di Eleonora Pierfranceschi, 57 anni. La figlia, Nadia Frigerio, 33 anni, divorziata, che viveva con lei, racconta ai carabinieri che la donna si era allontanata da casa il 4 novembre, portando con sé soldi e gioielli. Non ne aveva denunciato la scomparsa perché era abitudine della madre trascorrere fuori casa vari giorni senza dare notizie. Dopo accurate indagini, i sospetti degli inquirenti si concentrano proprio su Nadia e sul suo compagno, Marco Rancani, 29 anni, legato anche da un ambiguo rapporto a un transessuale con cui per anni ha convissuto. Il 14 gennaio 1995 i due vengono arrestati. Il 16 luglio 1996 la Corte d'Assise di Verona condanna per omicidio volontario premeditato Nadia Frigerio a 24 anni di reclusione e Marco Rancani a 18 anni. Per i giudici la donna è stata ideatrice e regista dell'orribile delitto e il suo compagno, ritenuto semi-infermo di mente, solo l'esecutore materiale. Il 3 giugno 1997 la Corte d'Assise d'Appello di Venezia riduce di 2 anni la pena a entrambi gli imputati, sentenza riconfermata dalla Cassazione. Nadia Frigerio sconta attualmente la condanna a Venezia, nel carcere femminile della Giudecca. Nadia, perché in carcere? Perché ho commesso un reato, un omicidio. La mamma. È stata ammazzata la mamma, la mia. Nadia, lei ricorda l'ultima volta che sua mamma l'ha abbracciata? No. Non lo ricorda, non l'ha mai abbracciata. Non mi ha mai abbracciato. Ma è possibile, Nadia? Sì. Neanche quando era piccola? Forse. Forse. Nadia, ma com'era sua madre? Era severa. Su alcuni punti, lati della vita. Alcune cose che ha insegnato a me, a mia sorella e a mio fratello, per la quale devo dirle grazie, ma sotto altri aspetti no. Com'era la sua vita in famiglia da bambina, Nadia? Era abbastanza burrascosa, direi a volte anche violenta. Sì, da entrambi i genitori. Poi, si litiga tra fratello e sorella, ma questo si sa. Ma la maggior parte era tra i genitori, le litiche più grosse, alle quali noi dopo figli eravamo quelli che più ne subivano le conseguenze. E,
E io, essendo la più grande dei tre figli, la maggiore, ero sempre quella che ci rimetteva di più. Perché i suoi genitori si sono separati, vero? Sì, si sono separati quando io avevo in terza media. Lei ha sofferto di questo, no? Sì, ho sofferto perché cioè io lasciai, finì la terza media, andai a lavorare in Germania. Quando tornai trovai i miei genitori separati, il che non sapevo più cosa fare, e io sono andata da mio papà, che con la mamma non sono mai andata tanto d'accordo. Lei a 17 anni va via di casa, vero? Sì. Ecco, ma perché? È una sua scelta di vita o è una fuga da una situazione familiare invivibile? Sì, proprio come dice lei, da una fuga di casa. E dove va lei? Ho trovato lavoro presso una famiglia come babysitter, questa mi ha dato una da mangiare, da dormire, ci sono stata circa 2 anni e mezzo, lavoravo in casa, il sabato e la domenica andavo in pizzeria, perché facevo la cameriera, e dopodiché trovai una stanza in affitto presso una famiglia che poi era un uomo solo. Senta Nadia, ma quando lei è andata via di casa, i suoi genitori l'hanno cercata? No, mai, mai, né mio papà né mia mamma. Ma lei era una minorenne, è andata via? Ma non ha importanza, io me ne sono andata e non c'era niente, non cambiava niente per loro, non mi hanno mai cercata. Quindi lei si manteneva da sola, sostanzialmente? Sì. Però mi diceva che faceva anche una vita da ragazza, spero, no? Andava a ballare le prime volte. Sì, certo, sì, sì. Nella pizzeria dove lavoravo ho incontrato un uomo più grande di me, di 10 anni. Questo mi ha accolto in casa. Naturalmente abbiamo aspettato che compissi 18 anni di età. E sono andata a vivere con lui. Con lui ho avuto 2 figli, Renato e Giorgia, che sarebbe il mio ex marito. Quindi ha sposato quest'uomo. Volevo rifarmi con la famiglia che non avevo da bambina io. Però questo matrimonio purtroppo fallisce abbastanza rapidamente. Sì. Perché? Perché lui si è fatto una casa, io volevo dargli una mano a lavorare, però lui diceva che la donna sposata, poi con un figlio e in arrivo la seconda, per lui la donna che lavora sposata non è una donna per bene. È nata la bambina, con l'aiuto di mia suocera mi ha tenuto il maschietto e sono riuscita ad andare a lavorare di nascosto a fare la collaboratrice domestica, la colf, e mi portavo appresso la piccolina, la bambina più piccola. Poi lui l'ha scoperto e da lì sono iniziate le liti, le mani addosso. Io ho resistito 2 anni e poi me ne sono andata di casa. Ecco, ma quando lei è andata via di casa ha lasciato anche i suoi figli? Sì, a casa con lui. E non le è dispiaciuto? Ecco, lei è stata una figlia infelice. Sì. Il fatto di lasciare questi bambini, non ha pensato di rendere infelici anche loro? Sì, questo l'ho pensato. Infatti la prima volta che andai via, che tentai di andare via, caricai sulla mia macchina a 126 sia i figli che la biancheria che mi poteva servire. Però mio marito mi ha fermato, mi ha picchiato, però mi ha fermato. La seconda volta invece sono riuscita a scappare via, perché lui era anche ubriaco quella sera lì, lasciai i figli in casa con lui, lui si è svegliato la mattina dopo, non so che ora, non mi ha più trovato in casa. Non pensa di tornare da sua madre a quel punto? Sono tornata da mia mamma, mi ha chiesto aiuto. E lei mi ha risposto: te ne sei voluta andare, fuori ci sei e fuori ci rimani. E quindi non l'ha voluta sua madre? No. Senta, e non ha pensato allora di tornare da suo padre? No. Perché? Perché aveva già tanti problemi mio papà e non potevo darne né degli altri. Poi si è risposato, avevano dei problemi loro. Non era il caso che io tornassi da lui. Pensavo più a mia mamma. Di solito una mamma non rifiuta mai la porta a una figlia. Senta, lei ha dei fratelli, un fratello e una sorella? Sì. Ecco, con loro conservava rapporti?
con mio fratello e mia sorella non abbiamo mai avuto un bel rapporto, diciamo, specie dopo io che me ne sono andata di casa, mi sono messa insieme con questo uomo, mi sono sposata, ho avuto i figli. Soltanto ultimamente con mio fratello avevamo legato un rapporto molto bello, proprio di fratello e sorella. E dove va allora Nadia? Lei cosa fa? Sono sempre riuscita a vivere per conto mio, ho avuto l'aiuto di qualche mia amica, di qualche mio amico, perché ho conosciuto anche degli amici molto buoni. Lavorava? Sempre, io ho sempre lavorato nella vita come cameriera, collaboratrice domestica, come cameriera ai piani di ristoranti, dappertutto, dove c'era da lavorare io andavo. Lei fa anche un incontro con un altro uomo in questo periodo, vero? Sì, dopo che mi sono separata dal marito ho incontrato un ragazzo che è un anno più grande di me, lui sapeva la mia storia. Insieme abbiamo messo su un'altra volta una casa, dunque abbiamo ricominciato da zero, quindi mobili, casalinghe, tutto quello che serve in una casa. È durato 5 anni e poi l'ho trovata a letto con una mia amica e abbiamo chiuso il discorso. È finita lì. E arriviamo adesso al 1993. Che è un anno abbastanza difficile per lei, Nadia, vero? Sì. Che succede in quell'anno? Purtroppo dopo aver lasciato questo mio convivente, che l'ho lasciato nel 92, è arrivato proprio il periodo, come si può dire, più nero, più angosciante della mia vita. Non sono più riuscita a rimettermi in carreggiata, a rimettermi in sesto, un po' perché il lavoro non si trovava, la casa era troppo cara da mantenere. E passavo da una casa all'altra, da un'amica all'altra. Nel 93 ebbi un incidente con il motorino, andai in coma 7 giorni, la mia amica con cui vivevo ha avvertito mia mamma e mia mamma, posso dire tranquillamente che mi è sempre stata accanto, per cui 15 o 20 giorni sono stata all'ospedale. Purtroppo però fino a che ero in coma, una signora che era a fianco al mio letto ha detto una frase che io questa signora non l'ho più ritrovata, che se io morivo mia mamma si vestiva di rosso. Questo l'avrebbe detto sua madre? Sì. Ma lei è sicura che sia vero? Sì, ci posso mettere anche la testa su... Ma non pensa che questa donna possa avere... No. Così, non può aver alterato la realtà? No. Perché è così sicura che sia vero? Perché mi ha sempre detestato mia madre. Perché? Da quando sono nata. Ma perché? Mi ha sempre detto perché, se quanto mai sei nata. Ho capito, ma che motivo aveva di detestarla così? No. Forse perché quando sono nata ho avuto dei problemi di salute e quindi per lei sono sempre stato un vincolo, non so, un impegno, un ostacolo, non lo so. Nadia, quando esci dall'ospedale, lei dove va dopo? Vado a vivere in casa con delle mie amiche. Perché non va a vivere da sua madre? Perché per andare da mia mamma ci volevano i soldi per mantenersi. Lei doveva... pagare la casa. Ma lei gliel'ha chiesto a sua mamma di andare da lei? Io gliel'ho chiesto, ma lei non mi ha preso in casa. E quindi va da queste amiche? Sì. Che invece l'accolgono? Abitavo con loro, sono tornata da loro. Com'è che lei poi invece va a vivere da sua madre? Poi lei va a vivere sì, da sua madre. Siccome mia mamma aveva una casa abbastanza grande, con 3 camere, sì. Una dormiva lei e 2 le affittava, in subaffitto. Sì. Io andai da mia mamma, ma pagandola come se ne fossi in pensione, con la diversità che una pensionata estranea non poteva farsi da mangiare. Io, essendo la figlia, mi compravo il pranzo, la cena, il mangiare e mi facevo da mangiare. Si divideva spese, luce, acqua, gas, la bombola del gas a metà, tutte le spese concernenti in una casa dividevamo a metà e questo era la casa di mia mamma. Va anche detto però che anche sua madre non nuotava nell'oro, quindi che lavorava anche lei. Lavorava, sì, questo è vero, insomma. Però quando sono arrivata io in casa di mia mamma c'era una ragazza slava che lavorava su di prostituzione nella cameretta in mezzo e io dormivo nella stanza accanto.
però prima di arrivare io abitavano due gay. Gay? E tutti e due pagavano 300.000 lire a testa a mia mamma, più questa prostituta, 300.000 lire. Quindi anche se mia mamma non navigava nell'oro, però con 900.000 lire di entrata e un affitto da 550 al mese, penso che ce la fai a mantenerti. Ma comunque, al di là di questi conteggi abbastanza spiacevoli, com'era poi in realtà il rapporto fra lei e sua madre? C'era accordo? C'era un rapporto così? Io andavo a lavorare, lei andava a lavorare, trovava a casa l'una. Io mi facevo da mangiare con i soldi, con la spesa che mi era comprata io, lei con quello che si comprava lei. Vabbè, ma vi parlavate? Sì, sì. Sereno, no, si mangiava insieme in sala o in cucina, si guardava le puntate delle telenovela assieme. Non era questo, cioè non è che eravamo come il gatto e il topo come ci hanno descritto all'inizio. È vero che avevate anche due linee telefoniche diverse? Sì. Ma come mai due linee telefoniche? Perché mia mamma non voleva che usasse il suo telefono. Posso farle una domanda delicata? Ci provi. Lei, anche se saltuariamente, si prostituiva? Sì, quando era in pensione. Ecco, lei lo faceva per denaro, vero Nacho? Sì. Perché? Non bastavano i soldi che si prendeva facendo la colf, la collaboratrice domestica. Il denaro è stato sempre un po' il suo problema, sì, fondamentale, vero? Sì, come lo è anche adesso qua, come lo è penso per tutti. Per lei era un problema centrale, sì. Il denaro e la casa erano denaro, la casa, le ossessioni della sua vita. Lei mi pare che andasse a Vicenza, certo, tre volte alla settimana, certo, e quindi questa sua, diciamo, seconda attività la svolgeva a Vicenza, vero? Certo. Nel 94 lei fa un incontro molto importante. Sì. Significativo per lei. Chi incontra lei? Marco. Come lo incontra? Al bar dove lavoravo. Mi parli un po' di Marco. Che ragazzo era Marco? Marco è un ragazzo che ha alle spalle una vita disastrata come la mia. Vissuto in collegio, scappato dal collegio. Era uno di 5 o 6 figli, non mi ricordo se sono 6 o 7, ma erano in tanti comunque. Una vita disastrata come la mia, il che l'ha portato a vivere all'inizio con dei giostrai, poi invece ha conosciuto un travestito, questo gli diede un numero di telefono, che se avesse bisogno di chiamarlo. Marco probabilmente si è trovato proprio in una situazione drastica, perlomeno senz'altro non alla portata sua, e sì che ha telefonato a questa persona. Questa persona l'ha ospitata in casa. Poi nel 94, quando lo conosco io, vedo che questa casa è vive questo travestito. Ma era omosessuale Marco? No, io dico che Marco penso che sia tutti e due bisessuale. Ma ecco, perché viveva allora con questo transessuale? Solo per una questione di bisogno, dice lei? Mia. Sì. Siamo stati 6 anni e mezzo insieme, né bene né male, con i pro e i contro di una coppia. 9 anni fa mi ha conosciuto lui in un locale. Io mi sono tenuto Marco per tantissimi motivi. Perché Marco era un ragazzo, e lo è, semplice, stupido forse, però aveva tantissimo bisogno di amore e di affetto. Userò una frase banale, a lungo andare si ci affeziona anche i cani. Io, diciamo, mi sono affezionato a un cane con un cervello. Eravamo una coppia molto affiatata, avevamo una casa, e questo è molto importante. Avevamo un cane. Quanto riguarda il carattere di Marco, era talmente dolce a volte, prima di conoscere questa maledetta Nadia. Lei non ha difficoltà a mettersi con un uomo che ha una storia, che vive, ha una storia con un altro uomo? Tantissimo, ho fatto fatica. Sì? Tantissimo, però l'amore va oltre a questo. Quindi lei si è innamorata di Marco? Sì. E lui di lei? Sì. Quindi addosso è stata una storia d'amore?
Sì, cioè, non è stata, ecco, disperazione, no? No, nonostante i problemi che avevo, più che io lui, perché io potevo uscire quando volevo da casa di mia mamma, mentre lui a casa di questo travestito era... Lo chiameremo Sonia, perché Sonia, ecco, si chiama Sonia. Nome di d'arte, Sonia. Sì, di lavoro, Sonia. Era un problema. Perché era molto geloso. Mamma mia. Io infatti, quando seppi che lui era con questa Sonia, ci andai molto cauta, perché avevo paura di questa persona. E poi alla fine mi sono accorta che mi ero proprio innamorata, cotta di lui, e volevo aiutarlo, portarlo via da quel mondo, perché ho detto, non ci sono cascata io, non ci deve cadere lui. E Marco poi come la mette con Sonia? Glielo dice che lei è così, che ha cominciato questa storia? No, non è che glielo dice lui proprio, glielo dicono gli altri. Lo viene a sapere. Lo viene a sapere. Senta, ma lei, Nadia, sua madre, ecco, parla di questa sua relazione con Marco? All'inizio non ne parlai, si accorse lei che vede sempre sto ragazzo che mi veniva a prendere. E allora mi chiese chi era. Ho detto, mamma, è un ragazzo che gli voglio bene, mi vuole bene, e vediamo come va a finire. Ma lei non glielo dice che vive con un transessuale? No, non gli dico niente a mia mamma, perché sapevo già come la pensava. Ecco, e sua madre come lo viene a sapere invece? Perché Sonia è venuta a casa mia una sera e ha fatto una scenata. Mi racconti bene per favore. Allora, io ero incinta. Di 3 mesi e mezzo. E di chi era questo? Di Marco. Aspettavo un bambino, non sapevo come fare a dire alla mia mamma. Sicura che fosse di Marco, sì? Lei... Sì. Posso essere più che sicura. Più che sicura. Comunque Marco accettava questo bambino. E, Madonna, era quello che voleva. Insomma, comunque... Anche perché si sentiva realizzato come uomo. No, io non mi sono permessa di chiedere, perché negli atti del processo invece c'è scritto che sembra che questo bambino... Sembra non era di Marco, ma era di un'altra persona. Vabbè, comunque Marco accetta questo... Sì, lui accetta questa gravidanza, questo figlio. E Sonia mi arriva a casa una sera, erano state 6:30, 7, l'inverno c'è buio presto, quindi... Suona il campanello, però io avevo la finestra che guardava il cortile, l'entrata, e gli dissi a mia mamma, non aprire la porta, risponde dalla finestra, che tanto si vede chi è. Lei lo fa. E questa Sonia fa un, mamma mia, fa un caos, un bordello, comincia a dire che in casa c'è Marco. Mia mamma gli ha detto, guarda che qua Marco non vive, che io non conosco Marco. Ma sì, c'è il motorino, e il motorino era il mio, perché io l'avevo rosso e lui l'aveva bordone. E così insomma viene fuori, fino a che poi la Sonia mi dice, c'è Nadia in casa. Sì, mi fa, c'è mia figlia, e mia mamma mi chiama. Arrivo alla finestra, quando mi sono vista la Sonia, insieme a un'altra prostituta, femmina, proprio femmina, mi sono cadute le braccia, se non anche le palle degli occhi, tutte e due. Lei mi guarda e mi ha urlato delle parole pesanti, che non voglio neanche ripetere, perché non è... Siamo in chiesa, preferirei... Lasciamo perdere. Ecco. Sostanzialmente poi lei avverte sua madre, questa Sonia... E la Sonia gli dice a mia mamma che è la donna di Marco, e che io aspetto un bambino che non è di Marco. È tutto un putiferio. Allora sua madre che cosa fa? Come reagisce? Niente, mi chiede se è vero. Allora io gli ho detto, mamma, guarda che te ne sei sognato. Cioè, ho cercato di raccontarle un sacco di bugie, che non è vero che vive con quella persona lì, che non è vero che io sono incinta, perché... E allora? E lì mia mamma era arrabbiata, però l'ho lasciata perdere, io sono andata in camera mia, mi sono lavata, mi sono vestita e sono andata a ballare. Chiuso il discorso lì. E allora cosa succede a questo punto? Cosa c'è? Una spiegazione tra Marco e sua madre? Cosa succede? Niente, è passato un po' di tempo. Io nel frattempo è venuto luglio e agosto. Sono andata per una settimana giù a Spoleto, a casa di mamma di Marco e di papà. Mi hanno accettato benissimo, non posso dire niente. Soltanto suo papà a pranzo mi ha fatto una domanda a bruciapelo, come chiamo io, cioè mi ha detto se veramente sono una donna. Allora io ho risposto a suo padre
che questa sera invece di venire a letto con Marco tu venga a letto con me. Lui non ha più parlato. La mamma di Marco ha preso le mie difese e gli ha detto: ma non vedi che è incinta? Un uomo non rimane incinta, ma che sappia io, no. E la cosa è finita lì. E poi abbiamo fatto una settimana stupenda in armonia in casa dei suoi genitori. Abbiamo mangiato, abbiamo dormito, siamo andati a passeggio lì per Spoleto. Sì, ma passa questa settimana. Passa questa settimana, torniamo su a Verona. Cosa succede allora? Marco torna sempre dalla Sonia, io torno da mia mamma. E allora poi come si evolvono le cose? Una domenica ci siamo andati in piscina, pieno agosto c'è caldo, no? Andiamo in piscina, torniamo alle 7 della sera, Marco mi raccompagna a casa mia, e gli dico a mia mamma: mamma, ho detto che andiamo a mangiare una pizza. Lei mi fa: oddio, devo ancora vestirmi, devo fare la doccia, cambiarmi, ma dai, vieni così. Aveva un gremiolino da casa. Allora io gli dissi a mia mamma: se ne andiamo a prendere, la mangiamo qua. Prendemmo la pizza, tornai a casa da mia mamma e c'era... io ero seduto a capotavola, mia mamma qua e Marco di fronte, lì dove c'è la signora Franca. Mangiamo la pizza, bevemo la birra, bel caffè, e a mia mamma gli dico: mamma, guarda che mi sposo quest'anno, con Marco mi sposo. Mi fa: ma tu sei matta, hai già due figli. E io ho detto: vabbè, ma sono con il papà, ho 30 anni, ho voglia di rifarmi una vita, tentare. Così sulla battuta mia mamma guarda Marco e gli chiede se naturalmente ha il lavoro. Marco gli ha risposto che per il momento era in ferie, che fa il meccanico, che riprenderà a settembre, a ottobre, e quindi mia mamma gli fa: guardi, io non dico che lei non può stare con mia figlia, che lei ha 30 anni, non posso vietargli una relazione, ma se lei si trova il lavoro, vedo che ha un lavoro fisso, che insomma è occupato, la casa qui è grande, può venire, potete stare qua con me, il posto c'è. Non è un ragionamento sbagliato da parte di una mamma che per una volta tanto sta dalla parte della figlia. E lui non ha parlato, neanche detto una parola, neanche né A né B né C, niente. Finita la pizza e tutto, lui se ne va, io guardo mia mamma, mi fa: se non si trova da lavorare, tu quel ragazzo lì in casa non lo porti. Io ho detto: mamma, ascolta, diamogli tempo, fa il meccanico, non è facile trovare adesso dargli da lavorare. Inoltre ho detto: mamma, se lui trova lavoro, quella disgraziata di Sonia mi fa saltare per aria l'officina, quindi lui, se non è con me, il lavoro non glielo danno. E allora, mamma, lo facciamo convivere, la convivenza con me, così almeno anche un titolare, qualcuno gli danno da lavoro, perché vedono che non è più con questa Sonia. No, io non ci penso neanche, dopo tutto devi lavorare, devi mantenere lui, ma tutta questa storia. Ho sentito: mamma, vabbè, stasera adesso esco un'altra volta e glielo dico, vediamo come la prende. Quella sera lì io esco, ci troviamo al posto di a Porta San Giorgio, dove ci siamo dati appuntamento io e Marco, la stessa sera della pizza. Arrivo io col motorino, c'è Marco che piange, che è un disperato, ho avuto una crisi isterica, che non avevo mai visto star male un uomo così. E comincia a dire: ma io non posso farmi una famiglia normale, io devo sempre stare in mezzo con quel travestito che mi rompe le scatole e tutte queste cose qua. Ho detto: Marco, dagli tempo, fin di conti mia mamma non ha torto, io ho vissuto per 5 anni con uno, gli ultimi 2 l'ho mantenuto io, adesso non faccio la stessa fine. Ha ragione mia mamma, cerca di metterti tu ai panni suoi. Ma questo, quell'altro stato, io lì dal nervoso, dalla rabbia che mi è venuta, non vorrei mica che ammazzi mia madre per darti spazio a te in casa mia, perché tu sei fuori di testa. Questa è stata la frase che io gli ho detto in una sera di litigi tra me e Marco. Però non pensavo che si passasse ai fatti. Questo è il problema.
Io dovrei di dirle che Marco, come lei sa, poi ha ribaltato questa sua versione dei fatti, perché sì, dopo l'arresto Marco riverserà tutta la colpa su di lei. Dirà al pubblico ministero che lei, Nadia, odiava sua madre, che aveva deciso lei di ucciderla perché sua madre le era d'impaccio, perché lei voleva entrare in possesso esclusivo dell'appartamento e vivere come le pareva. Lei sa che Marco poi, sì, questa è la versione dei fatti, sì, che Marco ha dato. So che è così la versione, la conosco in memoria ormai. Ecco, Nadia, allora mi racconti lei che cosa è successo quella terribile sera del 4 novembre? Allora, Marco venne alle 4:30 del pomeriggio a casa mia, e nel frattempo che io sono con Marco alla finestra che chiacchieriamo, c'è mia mamma che brontola in cucina o in sala, dov'era. Mi fa: possibile che tua mamma è sempre da dire, insomma, lo sai come la penso, trovati il lavoro, sistemati, poi vieni a vivere qua e siamo a posto. Fino a che non sei sistemato, mia mamma non ti accetta. Allora mi fa, ascolta, io sapevo che Marco, e perché l'ho visto con i miei occhi, Marco prendeva il Tavor tutte le sere per dormire a casa sua. Allora? E Marco mi diede l'idea, mi fa: Nadia, ti porto il Tavor, mi chiese se mia mamma soffriva di cardiopatia, o se soffriva di diabete, o comunque di qualche altra malattia che con un psicofarmaco potesse farmi del male seriamente. Io ho detto: no, non credo, non penso proprio. E lui mi fa: ti porto 2-3 tavoli sciolti in acqua. Quella sera lì, alle 6:30, un quarto alle 7, lui è venuto a portarmi il tavolo sciolto nell'acqua. Mi dice: quando fai il caffè, metti zucchero a tua mamma e gli metti il caffè, questo tavolo nel caffè. Poi ci abbiamo aggiunto anche il latte, bevemo tutte e due questo caffè. Sì, ma perché glielo? Perché glielo? Per farlo solo dormire, perché lui mi ha detto: così dorme. Tutto, Marco, tu sei sicuro? Mi fa: madre, mi fa, dorme soltanto. Tutto va bene, tutto, Marco. Quando mi fa: ci vediamo più tardi, che lei è assopita, che dorme, la mettiamo a letto. Queste sono state le frasi che lui mi ha detto e l'intenzione che avevamo di fare. La mettiamo a letto per far cosa? Per farla dormire. E avere la casa. E stare tranquilli noi. Per fare la nostra cosa. Ecco. Lui mi portò al tavolo, io facciamo da mangiare, mangiamo in sala insieme, io e mia mamma. Mia mamma mi fa: Nadia, faccio il caffè. No, tua mamma, lo faccio io il caffè. Feci il caffè io, mi mettei lo zucchero, mi mettei questi 3 tavoli sciolti già nell'acqua con lo zucchero, mi mettei il caffè, mi mettesi anche il latte, perché lo prende col latte come me, mia mamma, e portai quindi le tazzine in sala, a tavola, e lei beve il caffè, e io bevo il caffè anch'io. Marco mi disse che il Tavor è un farmaco che non si trova nel sangue in caso ci fosse un decesso. Io ho detto: ma tu sei pazzo? Ma non mi fa: Nadia, non muore, però può succedere, se dovesse succedere, un arresto cardiocircolatorio, e gli fanno l'esame, come si chiama quello lì? Sì, tossicologico, quello lì, non si trova nel sangue. Se lo dici te, quindi c'era già una riserva che sì, potesse accadere qualcosa. Potesse accadere, però io ho detto: beh, mia mamma non soffre, ho detto, non soffre di cuore, non soffre di diabete, non soffre di niente, sta bene, di salute, non succede niente. Tanto è vero che abbiamo visto la puntata di Perla Nera, me la ricorderò finché muore questa puntata, sua madre. Io e mia mamma sulla poltrona in sala. Alle 10:30 finisce la puntata, 10:35. E vidi che mia mamma cominciava ad assopirsi. Gli ho detto: mamma, dopo c'è un bel film, vattene a letto, che te lo guardo in camera. Ma se i tasi non stanno per me le scatole, che vado in letto. Mamma, vai in letto, che freddo sulla poltrona, è 10:30. Lei, preoccupata, chiede a me se io vado fuori a ballare. Ma ho detto: mamma, non lo so, non ho telefonato alle mie compagne che mi vengono a prendere. Se mi presti te la macchina, vado a ballare. A 10:45 più o meno, poco prima delle 11, è arrivato Marco.
Lo sentì arrivare col motorino, andai alla finestra della mia camera da letto e mi chiese: Nadia dorme tua mamma? Sì, ma adesso si è addormentata, è 2 ore che l'ha preso, non so quanto dormi, fammi entrare. Vabbè, io l'ho fatto entrare in casa, lui è andato in sala, mia mamma c'era la poltrona con questi braccioli, con quella poltrona comoda in casa, gli prese il braccio sul far destro o sinistro, non ricordo bene, comunque il braccio lo prese così e l'ho lasciato andare. Lui mi ha detto che dorme come un sasso, come un cavallo. Beh, ho detto, allora guarda, facciamo così. Tu forse hai preso il tavolo, io no. Io ho detto, vado a fare un caffè. Allora sono andato in cucina e lui mi è venuto dietro. Ha messo sul caffè la moca da 3. Ho preparato le tazzine con lo zucchero e il latte per me come lo bevo sempre. Lui senza latte e lo zucchero. Gli ho detto, Marco, guarda il caffè, che io vado un attimo in bagno. Il tempo che io ho messo sul caffè, sono andato in bagno, dunque non so quanto ci si impiega andare in bagno e fare un bidet, tornare indietro, ho bevuto il caffè con lui, sono andato in camera da letto a tirare giù le coperte a mia mamma perché dico, dai tuo Marco che la alziamo, tu la prendi da torace, la prendi dalle gambe, la mettiamo a letto. È stato lì che lui mi disse, ah ma tanto tua mamma non parla più. Beh, una persona che dorme non parla, ma mamma mi fa non parla più, mi sono un po' preoccupata, poi andai in sala, la guardai, era viola, in questa bava qua la bocca, mi pandito, ma cos'è successo? Mi fa, è morta, non sono stata più capace di reagire, in quel momento lì ho detto, Madonna, tuo santo, cosa faccio adesso? Non capivo più cosa fare. Io ho visto questo come in un film di Colombo. Si vuole un cadavere, bisogna portarlo via. Abbiamo aspettato mezzanotte, l'una, una e mezza, non so che ora era tardissimo, e l'abbiamo portato via. Mi ha dato una mano a caricarlo sulla macchina e l'abbiamo portato via. E ho guidato io la macchina di mia mamma. E il giorno dopo ho ripreso la vita normale, come era, come se niente fosse successo. Vorrei soffermarmi un momento su quello che lei sta dicendo, perché lei me lo racconta come così. Perché ormai lo so a memoria questa storia. È una sequenza così, senza emozioni, è un dramma immenso. È questo che non capisco, è perché non ho avuto reazione. Che è rimasta indifferente. Sì, totalmente come fosse un estraneo. Ecco, non se lo riesce a spiegare questo suo distacco, no? No. No, non riesco a capire questo distacco, il perché posso raccontarlo 50.000 volte questa storia, non riesco a capire perché ho questo distacco da lei, perché? Come se non le appartenesse questa esatto. Storia. Esatto. Senta Nadia, mi diceva che lei e Marco avete vestito sua madre, vero? Sì, aveva una gonna a campana lunga e una camicetta rosa fucsia. L'avete vestita voi così? Sì, con un golfino bordeaux fatto da lei a mano. Ecco, ma è vero che voi l'avete vestita in modo tale da fare apparire che lei... No, perché la gonna era lunga fino dopo i polpacci suoi. Facesse la prostituta, insomma. Sì, no, ma non è vero. È tutta una messa, una montatura dei giornalisti. Perché sono stati trovati dei profilattici poi in borsa? Ce li aveva già mia mamma, i profilattici. No, perché va detto che è stato Marco Rancani poi a dire questo al processo, in dibattimento. Mi ha lasciati lui nella borsetta per far credere che fosse stato vittima di una di un cliente, diciamo. Quando lei e Marco avete caricato sua madre nella sua macchina, vero? Voi l'avete avvolta in una coperta di singola. E poi cosa avete fatto? Abbiamo fatto della strada sotto l'acqua, con l'acqua a 130 gradi della macchina, paura di rimanere a piedi, questo corpo. Non lo so, sono andata proprio come una persa, cioè non ero io. Questo per me non ero io. Voi l'avete portato con voi e l'avete poi... L'abbiamo scaricato, tirato giù dalla macchina
E Marco l'ha fatto ruzzolare giù da un fossato, da un coso che c'era, che abbiamo trovato lungo la strada lì. Sono deciso adesso di fare la strada che ho fatto, non sapevo neanche che strada ho fatto, perché era un vento, un temporale pazzesco quella notte lì. Ricordo solo che c'era un gran freddo, un temporale, e niente, ma non ero io. E la paura, dopo, qualche giorno dopo che scoprissero il corpo, che questo, che quell'altro, Marco che mi rassicurava, ma no, non lo troveranno mai, non potranno mai risalire a noi, perché non lo so, ancora adesso me lo chiedo. Ma era questa la sua paura, Nadia? Che si scoprisse una verità terribile? Sì. Era la sua paura principale? Era il sentimento che la occupava? Sì. Nadia, lei adesso ha ricostruito i fatti come se quella sera lei non sapesse che sua madre ci avrebbe rimesso la vita, insomma. No, come lei se... non doveva rimetterci la vita quella sera, assolutamente no. E mi costa molto dirglielo, però al di là di quello che ha detto Marco, dopo l'arresto è stata proprio lei a dichiarare al magistrato che due giorni prima della tragedia con Marco avevate parlato di questo delitto e del come si poteva eliminare sua madre. Tant'è che Marco appunto le avrebbe proposto, ma due giorni prima, di sgozzarla, e lei ha detto che a lei il sangue faceva impressione, e così avete deciso di strozzarla, insomma. Quando lei l'ha raccontato, lei ha detto la verità al magistrato? Sì. Quindi era vero che avevate parlato di questa possibilità di eliminare la sua madre con Marco due giorni prima? Veramente avevamo solo parlato di farla dormire, non di eliminarla, c'è una bella diversità. E allora perché lei ha detto al magistrato, ha fatto un'affermazione così grave al magistrato, perché questa affermazione così grave, ma è Nadia che poi ha fatto sì che su di lei così comunque pesasse un'accusa così drammatica, quella di avere ucciso la propria madre, si rende conto Nadia? Comunque Nadia, la tragedia avvenne la sera del 4 novembre, abbiamo detto, e il corpo di sua madre è stato ritrovato invece il 12 novembre. Sì. Ecco. In questi 8 giorni, lei che cosa fa? Riesce a condurre una vita normale? Andare a lavorare. Come se niente fosse successo. Sì. Cioè, era un così capitolo chiuso, sì. Una vicenda che non le apparteneva. Sì. Nadia, ritorniamo al dramma. Ecco, dopo la scoperta del corpo di sua madre, lei, Nadia, è apparsa disperata. E sembrava... Sono andata io all'ospedale. Ma e sembrava sincera. Sì, ero sincera. Io vorrei soltanto che adesso la lasciassero in pace. Trovate chi sia stato, per lasciate in pace lei e noi, perché siamo in 3 figli e stiamo veramente male. Che è sempre tua madre. Insomma, cerco di avere... Non è facile. Lei adesso vive sola, viveva qua con sua madre, da sole. Siamo sole qua. Adesso sono sola, una casa grande, una casa che... Mi scusi. Una casa che... C'è la foto di lei, c'è il ricordo di lei, tutto c'è di lei. I mobili, gli utensili, i casalinghi, la biancheria, a tutto. La camera, tutto. Tutto, guarda. Quella è la sua camera, la finestra è quella lì. Ho pulito la camera adesso, ho cambiato il letto come se ci fosse stata. Mi manca, non lo so. Nadia, proprio perché lei e Marco non siete professionisti del crimine, dopo il delitto avete fatto una serie di passi falsi. Sì. Se lo ricorda, quali sono questi passi falsi? Beh, tanti ce ne sono. Allora, non so, io ho sempre pensato che se avessi voluto veramente sopprimere, uccidere, togliere mia mamma dalla faccia della terra, senz'altro avrei fatto in modo ben diverso. Se non altro di non arrivare in carcere io e neanche Marco. Invece ci sono stati fatti degli sbagli
tra le quali non andare neanche la polizia a denunciare, non so, la scomparsa di una persona. Lo sbaglio di andare all'ufficio dei Monti dei Pegni a impegnare quei 2 o 3 ore che c'era in casa. Quindi, cioè, passiamo su queste ore, perché lei, quando sua madre è scomparsa, lei ed è venuta fuori la notizia che sua madre ha dovuto dirlo, che sua madre era scomparsa, lei ha detto che sua madre aveva portato con sé i suoi gioiellini, i suoi gioielli. Sì, perché in casa non si trovava. Perché sì, perché sua madre dice che se li portava sempre. Se li portava sempre, perché aveva paura. Una parte si li portava sempre. E poi ha anche detto che sua madre aveva portato con sé del denaro. Sì. Perché? Perché era il denaro dell'affitto. Dell'affitto di casa. Erano le 500.000 lire. 550. Sua madre, 550. Sua madre pagava l'affitto, poi lo pagava bimestralmente. Ecco. Sì. Ora che succede lei? Fra i passi falsi che fa, lei cosa fa? Sono andata a pagare l'affitto. 3 giorni dopo la scomparsa di sua madre. Ed è un primo passo falso. Esatto. Che lei ha detto che... Andai a portarla ora al Monte dei Pigni, all'11. Ecco, cioè i gioielli di sua madre, però lei li ha anche indossati questi gioielli di sua madre. No, non li ho messi, perché non li ho mai messi addosso. E com'è che sua sorella, perché insomma... Perché io vedo degli ori miei, io ho degli ori miei in Monte dei Pigni, che non me li danno più. Perché lei sa che sua sorella poi... Che cosa ha fatto? Le ha visto gioielli di sua madre addosso? Lei li ha visti, ma ce ne sono di asini che si conosce, si somigliano. Perché io e mia mamma avevamo lo stesso tipo di catenina. Solo che la sua era piena, la mia era vuota, come peso, tutto lì. Comunque lei va a dire alla polizia di averle visto addosso i gioielli di sua madre, che lei aveva detto invece sua madre l'aveva portato con sé. Ecco. E poi che succede? Che suo padre, mi pare, glielo dice anche per telefono, mi sbaglio. Non lo so questo, non so neanche se ho parlato. Sì, ho parlato con mio papà al telefono, ma non ricordo quello che gli disse veramente, se gli disse dei soldi, gli ori che gli aveva con sé, se dopo li avevo io. E questo l'ha detto la polizia. Suo padre invece al telefono, perché la telefonata è stata intercettata, suo padre al telefono le ha rinfacciato questo fatto, dice guarda che tua sorella dice che ti ha visto addosso i gioielli di tua madre, che tu dici che tua madre ce l'aveva con sé. Sì, probabilmente può essere che l'abbia anche fatto. Sono passati 3 anni da quella volta. Cos'altro accade poi sostanzialmente? Cos'è che vi mette nei guai oltre questi passi falsi? Una telefonata che fa Marco a una coppia di Castelfranco Veneto. Ecco, che cos'è questa telefonata? Me lo vuole raccontare lei? È una coppia che sono 2 uomini. E io credevo che fosse una donna. Ci sono cascata come un sacco di patate. Una coppia che io conobbi loro prima per telefono, poi la invitai anche a casa mia, questo uomo donna. Un transessuale, una transessuale. Sì, però lei mi ha detto che era Paola, lei mi ha detto che era una donna, tanto è vero che mi ha chiesto una sorbente interno, ora lei mi dica dove se lo mette un uomo nella sorbente interno. Lei deve anche da ridere, a me mi è venuto male quando poi dopo ho scoperto che è un uomo alla fine. Vabbè, comunque lo stesso, non è importante, ormai è passato. Il sabato arrivò qua Marco e mi sembra che abbia anche cenato qua a casa con noi. Poi cosa è successo? Che io solo la sera sono andata in discoteca con una mia amica e lui è rimasto in casa con Antonio. Mi si è messo a parlare e mi diceva che litigava con la Sonia e ha detto ma quando ti fai mirare il travestito? Che ho detto io. E ho detto allora non è vero, ho le palle, mia mamma, ho ammazzato anche una persona, la mamma della donna a cui vivo adesso, la Nadia. E mi ha cominciato a raccontare come ha fatto l'omicidio, insomma d'accordo con la Nadia. Per farsi vedere che era un uomo, ha raccontato a queste 2 persone prima che si era sognato di aver ucciso una persona mezza età, poi invece che di aver eseguito questo omicidio. Quindi se ne è vantato. Se ne è vantato. I giudici ci hanno creduto però. E quindi questo è stato poi il... Poi questa Paola ha telefonato, questa transessuale ha telefonato a lei. A me, l'ha detto per telefono. E questa telefonata è intercettata e quindi voi venite arrestati. Ecco. Ora Nadia, anche se i giudici alla fine non hanno creduto a nessuno dei due, né a lei né a Marco. Cioè, è rimasto il dubbio ai giudici. Ecco,
Comunque non hanno creduto nessuno dei due al processo, lei e Marco poi vi siete rovesciati addosso reciprocamente le responsabilità del delitto. Però io ho tenuto sempre una stessa versione. Lei ha accusato Marco. Sì. E Marco invece in dibattimento ha sostenuto implacabilmente che a ideare, a preparare e a eseguire il delitto è stata lei. Praticamente lei avrebbe, con la prolunga del telefono, avrebbe, così, avrebbe prima addormentato sua madre con i sonniferi e poi l'avrebbe strozzata con la prolunga del telefono. La prolunga del telefono. Questo ha raccontato Marco. E lui si è, ha riservato a se stesso soltanto il ruolo di collaboratore in fase di occultamento di cadavere. Esatto, senso, invece che sia al contrario. Lei se l'aspettava questo da Marco, questo comportamento, il fatto che Marco le addossasse tutta la responsabilità? Lo credevo più uomo. Se mi ama come dice e come sostiene ancora adesso, dopo 3 anni di carcerazione, se fosse un uomo ci avrebbe accollato la verità, diceva la verità, e io non prendevo 22 anni di carcere. Venivo condannata per occultamento cadavere, che sono 10. Mettili tutte le altre stupidate, andavo 15 anni, 16, ma non a 24. E ho rischiato un ergastolo a vita. Quindi lei rifiuta la responsabilità? No, io fino a dove arrivo io con la mia responsabilità la lascio con me. Io non lo rifiuto, io ho ammesso fin dal primo inizio che ho dato le pastiglie a mia mamma, ma che me le ha portato Marco. Lui, cosa che lui non ha detto alla GIP, se lui avesse detto ho portato io il tavolo alla refrigerio e sono stato io a dirgli di dargli il tavolo perché sapevo che la faceva solo dormire ed era questa la nostra intenzione, che poi tutto il casino l'ha fatto lui, sarebbe stato meglio. Invece lui non l'ha mai attestato questo. Ma vediamo quando verrà fuori in televisione questa storia qua, come la prenderà Marco. Beh, comunque, lei continua a sostenere che quel... Il tavolo serviva solo per dormire, e basta. Marco, appunto, fermo nella sua deposizione... Senza contare quello che ha detto per ultimo, nella sua deposizione, che è stato quello che più mi ha scioccato. Cioè? Quello che alla fine si prende il 50% di responsabilità... Quando il suo avvocato gli chiede la soluzione in quanto non ha preso parte a reato, lui si prende il 50% di responsabilità per dimostrare a me che è un uomo, per dimostrare che ha le palle. Ma il 50% è una buona percentuale, però, Nadia. Ma non lo so, però 50% di quello. E per dimostrare che le palle in mezzo alle gambe e perché mi vuole bene, credo proprio che mi ha condannato ancora di più. Ma lei e Marco, Nadia, non vi eravate accordati? No. Nel caso vi avessero scoperti, nel caso vi avessero sospettati, non c'era un accordo fra no, lei e Marco? No, se ci fosse stato non saremmo qua, uno dei due era fuori. No, perché sapevo che non doveva succedere tutto sto casino, sto bordello qua. Non doveva succedere cosa, Nadia? La morte di mia madre. Nadia, lei mi diceva che Marco è ancora innamorato di lei, me lo diceva 2 minuti fa. Sì. Come fa a saperlo? Le scrive Marco? Sì, di tanto in tanto, qualche volta scrive. Lui mi aspetta sempre. Aspetta, io gli dico. Lei non gli risponde? No, gli rispondo per rispondere. Ho un amico qualsiasi. Uno scrive e io rispondo. Ma gli serve rancore? Che sentimenti di prova per Marco? Cosa vuole fare? Il Signore ci ha insegnato che bisogna perdonare chi ci fa del male. Lui per primo ha perdonato chi l'ha messo in croce. E in parte ha perdonato lui. Diciamo, lui si fa la sua carcere, io mi faccio la mia. E basta. Senta, Nadia, e con la sua famiglia, ecco, il suo padre, il suo fratello... Sua sorella, le sono rimasti vicini, la vengono a trovare? No, nessuno di tutti. L'hanno abbandonata? Non vedo neanche i miei figli, non solo che loro. Nadia, l'hanno abbandonata, sì. No, e quando mai sono stata vicino a loro? Quando è che mi ha trattato come una figlia? Mai! E allora? Ecco, ma... Anch'io ho abbandonato i miei figli, è vero.
però se avessero bisogno di un qualcosa, le mie braccia sono aperte per loro. Anche fra 10 anni o fra 20, quando uscirò da questo carcere, perché prima o poi uscirò da qua. Non credo di morire in carcere. Voglio uscire, voglio rifarmi una vita. Voglio fargli vedere alla gente che non sono quello che mi hanno detto. Io cerco l'amore anche di una donna, se è possibile, ma non è l'amore che può darti un uomo, solo per farmi voler bene, per sentirmi amata da una persona. E basta. Io li voglio, i miei figli, Renato, Giorgio. La mamma mi vuole bene. Posso prendere questa occasione e parlare ai miei figli? Certo, Maria. Renato, Giorgia, la mamma mi vuole bene. Mi pensa sempre. Se non mi telefona è perché non può, perché non ha soldi. Ma mi vuole bene. Siete tutta la mia vita, perdonatemi se potete. Papà, lo so che ti ho fatto male, ma anche tu me ne hai fatto quando ero bambina. Ma io ti ho perdonato perché sei mio papà. Non rimanere nel silenzio. Qui ci sono tante ragazze che hanno i papà e i genitori fuori, ma non li hanno abbandonati. Fatti vedere, fatti vivo. Scrivimi 2 righe, papà. Tu sai com'era la mamma. Non giudicare così male, ti prego. Papà. E tu, Giordana. Oscar, ho sbagliato, lo so, ma lo sto pagando caro questo mio sbaglio. In carcere, anche se faccio questi anni, il rimorso li farò sempre dentro di me. La mamma non tornerà mai più in vita. Ma io con la mamma ci parlo la sera. Ce l'ho la foto della mamma. E parlo con lei. E mi chiedo se mi ha perdonato, forse. Ma voi sapete quanto mi ha dato mia mamma? Poco, niente. Solo una vita amara. E a voi, Renato, a Giorgio, figli, vita mia siete. Vi prego, perdonatemi anche voi. Ma sapete che la mamma mi vuole bene, tanto bene, vi prego, sto tanto male. La mamma vuole uscire, rifarsi una vita, ricominciare da capo e prendermi con sé. Ho un uomo forse che mi aspetta, che mi vuole bene. Parliamo di quest'uomo. Sì. Vogliamo parlare? Così lei si rasserena un pochino. Mi scusi, sono io che mi scusi, ma non ce la faccio più. Scusarsi, mi è troppo pesante per me ogni volta di tornare indietro di quei 3 anni fa. Nadia, adesso mi ascolti. Adesso parliamo invece di quest'uomo. Lei mi ha detto c'è un uomo che mi aspetta, vero? Sì. Quindi vuol dire che c'è anche una persona che le vuol bene, un uomo che le vuol bene, vero Nadia? Oltre di più, mi vuole sposare. Ecco. Ci vogliamo sposare. Ecco, ma lei quest'uomo, ecco, come l'ha conosciuto? L'ho conosciuto? Ci siamo conosciuti attraverso la corrispondenza epistolare. Come forse lei ben sa, quando si entra in carcere con determinati reati, si ha molta posta. E tra cui anche questa persona mi ha scritto. All'inizio non le ho dato peso, infatti le ho stracciato anche le prime lettere.
perché non volevo credere che una persona dopo tanti anni che è dentro aspetta me con altrettanti da fare. Io forse non li farò mai tutti, però io conto i miei 22. E sì che siamo andati avanti un bel po', io l'ho sempre scoraggiato, gli ho detto aspettiamo, andiamo all'appello, invece lui mi ha chiesto di dirgli di sì, del mio amore, così, prima ancora della condanna di primo grado. Ho detto boh, vediamo come va a finire. Da allora ci siamo sempre iscritti. L'anno scorso a San Valentino mi ha regalato la fedina. Proprio è un legame. Che la porta al dito. E un anno adesso, quest'anno, che sono praticamente fidanzato con lui, con questa fedina, e sono 2 anni che mi scrive, sempre più innamorato, sempre più pazzo, più stravagante, mi scrive le cose più... Vabbè. Cosa le scrive? Lui mi passa da un discorso serio a un discorso erotico. Sì, proprio a pieno ritmo. È un uomo che intanto è un uomo maturo, non è un ragazzino. E poi, da come ho capito io, come donna sono molto più vissuta io di lui, anche più sveglia, specialmente sul lato erotico. Poi lui praticamente è rimasto a, non so, all'amore della macchina, come cosa. Mentre allora io sono io che gli spiego tante cose e lui non vede l'ora di poter farle con me, con la sua prima vera donna, la sua vita, che ha amato, non è mai stato sposato, non ha figli, non ha niente. Quindi la vuole sposare? Sì, lui mi ha detto all'inizio faremo l'atto di convivenza, perché così abbiamo possibilità di conoscerci tramite i colloqui, tramite questo, quell'altro, e poi mi fa... Quando tu sei pronta con i permessi, che esci, ci sposiamo. Ecco, come lei. Vuoi tu, in civile, in chiesa, come vuoi. E lei come vuole? Come se lo immagina questo matrimonio? Non lo so. Con l'abito bianco? Quello era il sogno di tutte le donne, penso. Ma da una parte sì, da una parte non lo so neanch'io perché ho già 2 bambini. Però l'idea di sposarsi lei ce l'ha, insomma. Sì, di sposarmi, di rifarmi una vita... Ho già anche delle idee di come usare un domani la mia semilibertà, su che lavoro voglio fare, e anche di svolgere in caso non potessi avevo dei problemi di salute, non lo so. Ho già delle idee, insomma, i progetti. Ma dica la verità, che lei mi era confidato, che ha già il progetto di come vuole la camera da letto, me la racconti un po', dai. Lui mi ha detto così adesso. Allora, lui intanto si prende una casa, un bilocale, un monolocale arredato per lui. Quando io esco, prende una casa vuota e la arrediamo come voglio io. E come la vuole lei? Io la camera da letto mi piace bianca. Bianca? Bianca. E invece poi? Poi con un divano di quelli fatti a isola, lì, quelli. La cucina in noce, magari con il marmo, così, insomma. Una bella casa, grande, il mio sogno di rifarmi una vita, e poi è anche una sfida contro la gente. La vita se la rivuole. Sì. Ma lei ci pensa, sua madre? Sì, ho una foto attaccata sul mobiletto, dove la sera parlo così, ma spero che mi abbia perdonato, non lo so, questo lo saprà... Forse il Signore, forse lui lo sa. Comunque. Ecco Nadia, noi siamo in chiesa, siamo nella cappella del carcere della Giudecca. Sì. È stata lei a chiedere di che questa intervista si svolgesse in chiesa. Perché? Perché Nadia? Perché io vengo spesso qua e poi quando sono qua chiedo alla Madonna e al nostro Gesù Cristo dov'era quella sera, quella maledetta sera del 4 novembre. Questo chiedo al Signore. Alla Madonna, tu mi hai abbandonata quella sera. E loro ho voluto che ancora una volta la Madonna mi sia
partecipe di questo nostro colloquio, di dove io la chiesa trovo la mia tranquillità, ma più che altro proprio per parlare con la Madonna, perché voglio capire, che mi dica perché non c'eri quella sera, se esisti, perché non ci sei stata quella notte lì, perché non hai detto no, fermati, perché non mi ha svegliato, non mi ha dato una botta in testa come per dire cosa stai facendo. Non c'era quella notte, mi hai abbandonato.